tutti, oggi sono qua per consigliarvi dei libri e fumetti sotto i 15 euro. Ho pensato potesse essere un'ottima idea fare un video così abbastanza generico, incentrato esclusivamente sul prezzo, perché Natale si avvicina e magari qualcuno vuole fare dei pensierini, dei regali, ma ahimè ha magari un budget abbastanza ristretto. Che poi se ci pensiamo 15 euro non sono pochi per niente, mi sarebbe molto piaciuto fare un video dedicato ai libri e fumetti sotto i 10 euro, ma molti dei libri che volevo consigliarvi sono attorno ai 15, anzi la maggior parte è attorno ai 16, infatti li ho dovuti scartare. Non mi sono effettivamente resa conto di quanto sia aumentato il prezzo dei libri fino a questo momento, no vabbè, sto scherzando. Facciamoci andare bene sotto i 15 euro, ce ne sono alcuni sotto ai 10 euro, quindi spero magari di darvi qualche spunto interessante. Partiamo subito con un grande classico, secondo me intramontabile, che dovevate aspettarvi in un video di questo genere, ovvero Agatha Christie, in particolare Poirot a Styles Court. Questa è l'edizione speciale uscita quest'anno per i 100 anni dalla pubblicazione di questo primo romanzo. In realtà la Mondadori ha fatto anche altre due, se non sbaglio, edizioni di questo genere. Magari se riesco a trovarle ve le lascio qua sotto in descrizione. Il prezzo di copertina è di 13 euro ed è secondo me un'ottima idea regalo per un amante di Agatha Christie oppure per qualcuno che ama i gialli ma magari ancora non si è approcciato a questa autrice. Poirot Styles Court in particolare è il primo romanzo in cui vediamo Poirot, quindi ci viene anche presentato. È un caso abbastanza famoso che ha fatto un po' la storia di questo genere letterario. Se però siete stanchi di Agatha Christie o cercate un'alternativa, qualcosa di simile ma non esattamente lei, vi rimando a un video che è uscito da pochissimo qua sul canale, nelle schede qua sotto in descrizione, dedicato ai libri da leggere se vi piace appunto questa scrittrice. Tutti tranne uno si dovrebbero trovare sotto ai 15 euro, quindi anche in quel caso sono perfetti. Come vi dicevo, si avvicina il periodo natalizio, quindi perché non regalare qualcosa in tema, come ad esempio A Babbo Morto, una storia di Natale di Zero Calcare? Questo fumetto ha un prezzo di 11 euro ed è perfetto per quelle persone che non sono proprio entusiaste del Natale. Secondo me i Grinch ameranno, ma anche per i grandissimi fan di Zero Calcare, autore apprezzatissimo ormai. È una storia divertente, sarcastica, un po' una favola nera su che cosa si cela realmente dietro al mondo di Babbo Natale, dei regali, eccetera. Per chi ama viaggiare con la fantasia c'è Il viaggio di Halla di Naomi Mitchinson. Questo libro ha un prezzo di copertina di 15 euro e ci troviamo di fronte a una bambina che viene allevata dagli orsi e dei draghi. Il padre di questa bambina voleva infatti abbandonarla nei boschi perché la nuova moglie non voleva accanto la figlia del precedente matrimonio, ma per fortuna la balia di Halla la porta in salvo. È una favola fantastica che sicuramente gli amanti di Tolkien ameranno. La prima parte del viaggio, della scoperta, è secondo me molto intrigante, fa letteralmente sognare, e poi c'è una seconda parte che si connette un po' più alla realtà. Non soltanto quindi una storia fantastica, non soltanto una storia di crescita e formazione. Un fumetto che secondo me tutti dovrebbero leggere è Rughe di Paco Roca, uscito quest'anno in un'altra edizione un po' differente dalla mia, al prezzo di 12,90 euro. Protagonista di questa storia è un centro per anziani, in particolare seguiamo la storia di un uomo affetto da Alzheimer. È una storia che fa riflettere molto sul modo in cui spesso gli anziani vengono trattati nella nostra società, emarginati, dimenticati, allontanati quasi per paura di pensare al futuro. Ma in realtà queste persone saremo noi fra qualche anno, quindi secondo me è interessante la riflessione che poi viene spontanea a fare durante questa lettura. So che magari può spaventare leggere una storia che tocca temi come la malattia, la morte, ma anche la famiglia, però vi ripeto, secondo me è una storia veramente importantissima. Non abbiate paura di riflettere e di pensare. Io a questo punto del video avrei voluto tantissimo consigliarvi Ragioni per continuare a vivere di Matt Haig. Peccato che il suo prezzo sia però di 16,50 euro, quindi siamo un po' fuori budget, ma dello stesso autore e abbastanza simile per certi versi a questa lettura troviamo Vita su un pianeta nervoso al prezzo di 15 euro. Come nel caso di questo libro si tratta un po' di storia personale dell'autore, un po' di
di citazioni, di dati, di informazioni riguardo principalmente ad ansia, attacchi di panico, malattie mentali. È un libro perfetto per chi magari soffre di soprattutto ansia, attacchi di panico e non sa bene come gestire le proprie emozioni, si sente sbagliato, diverso, incompreso. In realtà è qualcosa di cui soffrono sempre più persone al mondo. Questa è una lettura che lo fa capire bene, che trova le parole giuste per descrivere certe sensazioni ed emozioni e che in un certo senso le normalizza. Al di là però di ansia e attacchi di panico, è una lettura che secondo me è adatta a tutti, perché parla un po' della società d'oggi, di come ci spinge certe volte a sentirci in determinati modi. Altra lettura consigliata, Nuvole Bianche di Isai Waoka, al prezzo di 7,90€, si tratta di un volume autoconclusivo, è una raccolta di 14 storie che parlano di vita quotidiana, ricordi, tempo, vita, legami affettivi, familiari. C'è veramente un po' di tutto in questi racconti ed è vero che spesso nelle raccolte c'è quella storia che ti colpisce di più e quella che ti lascia un po' più indifferente. Questa però è secondo me un'ottima raccolta sia per iniziare ad approcciarsi al fumetto o al fumetto giapponese o per approcciarsi a Isai Waoka, sia un'ottima lettura per ritrovare un po' di umanità. In generale è un'ottima lettura quotidiana, affronta tante tematiche diverse, a volte con racconti quasi molto molto realistici, altre volte sfociando proprio nel fantastico, però appunto legandosi sempre alla realtà d'oggi, quindi anche con vissuti diversi, con passati diversi, secondo me molte persone si potranno vedere in diverse dinamiche di queste storie. Una cosa che apprezzo molto di quest'autrice è che pur trattando delle storie magari di fantasia, riesce comunque a sfiorare il lato umano più sensibile e spesso a rendere speciali quei momenti che diamo molte volte per banali e scontati. Sempre a proposito di questo, un titolo che ci tengo a consigliarvi è Abbandonare un gatto di Murakami Haruki. Il prezzo di copertina è di 15€ ed è il primo memoir dell'autore. Secondo me è un libro perfetto se avete già letto qualche cosa di questo autore. Quindi se avete un amico, parente o voi stessi siete grandi amanti di Murakami, secondo me potrebbe essere un'ottima lettura per scoprire qualcosa in più sull'autore. In questo libro parla della sua famiglia, in particolare del padre. Ho trovato molto interessante la storia del padre e attraverso episodi che l'autore stesso definisce come banali, emerge quanto la nostra vita sia straordinaria proprio per essere banale. È un libro poi illustrato, molto molto belle ed evocative le illustrazioni e sì, ha a che fare con un gatto, ma a differenza di quanto possa sembrare tragico, triste il titolo, per il gatto c'è una storia a lieto fine. Altro fumetto che voglio consigliarvi è Cena con la strega di Rumiko Takahashi, al prezzo di 7€, si tratta di una raccolta di storie. È secondo me perfetto per gli amanti di questa autrice, per gli appassionati non soltanto delle sue storie manga, ma anche degli anime che ne hanno poi tratto. Sono racconti per lo più divertenti, spensierati, che giocano molto sugli equivoci della vita di tutti i giorni e sui ruoli, diciamo, che la società pone a determinate persone, come la moglie che spesso è un po' brutta e cattiva, o l'uomo di una certa età che cerca delle ragazze molto giovani, subisce molto il fascino della giovinezza. Attraverso queste storie spesso comiche emergono però anche delle piccole realtà. Proseguendo vorrei consigliarvi Il sole e i suoi fiori di Rupi Kaur al prezzo di 14€. Si tratta di una raccolta di poesie che a differenza di Milk and Honey mi è piaciuta decisamente di più. Forse perché l'ho trovata meno scontata, meno da Instagram o comunque dei social. Come la precedente raccolta dell'autrice si divide in parti. Ogni parte è dedicata a un tema particolare. In queste poesie si ritrova molto momenti di difficoltà, di dolore, soprattutto difficoltà ad accettare e amare se stessi, difficoltà a riprendersi dopo una brutta batosta, che sia familiare o sentimentale. C'è un periodo di stallo in cui si cerca di fare i conti con le proprie emozioni, i propri sentimenti e poi un bellissimo percorso di ripresa. Secondo me alcune parole dell'autrice possono sembrare scontate per alcuni, ma secondo me non è affatto scontato quello che
racconta, perché viene dalla sua esperienza personale, dalla sua pelle, e secondo me si percepisce proprio l'intensità e l'intimità di certe esperienze. Allo stesso tempo però ci si riesce anche a immedesimare e accogliere, secondo me, quello che c'è di buono, ha un finale molto propositivo. Per gli amanti del fantasy e boys love, un titolo secondo me imperdibile è Wisdoms di Nagabe, al prezzo di 11,90€. Si tratta di una raccolta di storie boys love ambientate in una scuola di magia, che a me ha ricordato tantissimo Hogwarts e Harry Potter. La particolarità poi dei protagonisti di queste storie è che sono tutti degli animali antropomorfi. L'amore che viene raccontato è molto diverso, ogni storia cerca di raccontare un aspetto, diciamo, diverso, dall'infatuazione all'amore più fisico, senza mai sfociare in qualche cosa di molto esplicito. L'affetto derivante da fortissima ammirazione, l'affetto di un legame fraterno o di quell'amicizia che sembra appunto un legame di famiglia, da quanto è speciale e profondo. È una raccolta secondo me molto variegata, l'ambientazione anche se la stessa, ci sono tantissime sfumature diverse dello stesso tema principale. Visto che consiglio sempre Kitchen di Banana Yoshimoto, a sto giro voglio consigliarvi un sottotitolo diverso che è ugualmente secondo me bello e adatto a chi magari non ha mai letto nulla di questa autrice, ovvero Presagio Triste. Il prezzo di questo libro è di 8€. La trama in sé è in realtà molto semplice, ci troviamo di fronte a una ragazza che è turbata dei presentimenti e delle sensazioni quasi paranormali. Per questo motivo si rifugia un po' nella zia. I temi trattati si ritrovano spesso nelle opere di Banana Yoshimoto, come ad esempio l'amore, la morte, la nostalgia e anche questa sensazione, diciamo, di paranormale. La trama, come vi dicevo, è abbastanza semplice, non è nemmeno la parte secondo me più importante del libro, quanto l'introspezione, la maniera in cui l'autrice riesce a dar voce ai suoi personaggi, ad entrare proprio dentro loro, renderli interessanti e profondi senza farli viaggiare o fare chissà che cosa, ma proprio entrando in profondità. Non risulta mai eccessiva, mai pesante, ha una scrittura veramente molto semplice ed elegante per quanto mi riguarda. Riesce a parlare di vita quotidiana, di tematiche che comunque ci toccano più o meno in maniera veramente molto universale. Anche in questo caso il messaggio del libro è secondo me molto forte, molto propositivo, io ne sono uscita veramente soddisfatta. Un'altra raccolta da non perdervi è Strange di Yuru Kutsuyuki al prezzo di 8,90€. Qui ci sono 6 storie brevi che vedono per protagoniste 6 coppie di uomini. Anche in questo caso ci sono varie sfaccettature di uno stesso sentimento, che è l'affetto, a volte amore, a volte amicizia, a volte stima. Diciamo che il sentimento dell'affetto viene declinato veramente in maniera differente in base anche ai personaggi che ci vengono presentati. Quello che mi ha toccato di più di questa raccolta è che appunto ci sono delle storie più da tipico boys love, in cui ti batte un po' forte il cuore e speri tantissimo che fra i personaggi vada a finire bene, fai il tifo per loro, e altre storie che non hanno necessariamente qualcosa di sentimentale nel senso di amoroso, ma riescono comunque a conquistarti per la loro umanità. C'è una bellissima caratterizzazione dei personaggi, anche se lo spazio magari non è tantissimo, come vi dicevo, sono alla fine 6 storie brevi. Però il fatto di toccare sfaccettature diverse di uno stesso tema attraverso caratteri differenti è secondo me un grande punto di forza di questa raccolta. Di nuovo, può essere secondo me un ottimo approccio sia al fumetto giapponese in generale che magari al genere boys love. Altro libro che vorrei consigliarvi è L'amore un dio di Eva Cantarella. Il prezzo di copertina di questo libro è di 9€ e si presenta un po' come un saggio, ma al tempo stesso come una sorta di racconto. Io adoro il modo in cui Eva Cantarella scrive e racconta del passato. In questo caso in particolare ci troviamo nell'antica Grecia. Ci troviamo sì in un'epoca totalmente diversa, in cui la realtà si fonde molto spesso al mito, ed è secondo me un aspetto molto affascinante dell'antica Grecia, ma si tratta di qualcosa di assolutamente quotidiano, ovvero l'amore, il sesso, le relazioni fra le persone, il loro
ruolo nella società, come venivano percepiti, quali erano le aspettative, eccetera. È molto interessante vedere come certe dinamiche, purtroppo per fortuna, non siano mai poi cambiate. Come vi dicevo, si tratta di un saggio approcciabilissimo, veramente per tutti. Ed è una lettura secondo me perfetta, se come me magari avete un po' il pallino della Grecia, del mito. Ci sono delle storie abbastanza, diciamo, quotidiane e altre che si rifanno al mito. O partendo dal mito si cerca di capire come sia nato e quali basi reali abbia. Veramente molto molto affascinante. Altro titolo super consigliato al prezzo di 10 euro è La mia prima volta di Cabina Gata. Questo racconto personale autobiografico che parte da un episodio abbastanza buffo, infatti il titolo può un po' portare fuori strada, secondo me, perché la storia parte appunto da questo episodio in cui l'autrice, protagonista della storia, non ha mai avuto esperienze sessuali e quindi decide di darci un taglio chiamando una escort e avendo la sua prima esperienza appunto con una donna, diciamo, del mestiere. In realtà non si parla esclusivamente di sesso, sessualità, identità, amore in questo fumetto, ma si parla di depressione, di disturbi alimentari, della pressione che subisce l'autrice da parte della sua famiglia e della società, le aspettative che molto spesso non riesce a soddisfare e che quindi la portano a sentirsi in un certo modo, anche il lavoro stesso che svolge. Tante delle sensazioni descritte dall'autrice, secondo me, sono abbastanza simbolo della mia generazione, soprattutto il forte senso di disagio, di non sentirsi mai abbastanza. Sa essere molto cruda l'autrice, ma allo stesso tempo autoironica, ed è quello che salva la lettura, soprattutto nei momenti più intensi e profondi. C'è poi questo tocco di rosa che secondo me smorza ulteriormente la, tra virgolette, pesantezza di alcuni argomenti. L'ultimo libro che voglio consigliarvi oggi è L'incolore Tazaki Tsukuro, i suoi anni di pellegrinaggio di Murakami Haruki. Il prezzo di copertina è di 12,50 euro e in questa storia si parla principalmente di amicizia. È una storia che mi ha toccato molto a livello personale, quindi mi fa molto piacere potervelo consigliare, ma allo stesso tempo mi spaventa. Il protagonista ha vissuto infatti un'esperienza molto simile alla mia. Aveva un'amicizia bellissima con un gruppo di ragazzi, ma un giorno, totalmente all'improvviso, gli viene comunicato di non chiamare più, di non farsi più sentire, che l'amicizia è finita. Non gli viene data alcuna motivazione né spiegazione. E lui accetta le cose così come sono, ma a distanza di tantissimi anni non fa altro che continuare a pensare a questo episodio, alla bellissima amicizia che aveva con queste persone e al motivo che ha portato alla rottura, motivo a lui sconosciuto. Per questo motivo decide di rimettersi in contatto con queste persone per fare un po' chiarezza, perché sente di non riuscire più ad andare avanti con la sua vita senza prima chiudere la questione del suo passato. È una storia molto intima, molto personale, che parla di amicizia nei lati più belli e secondo me anche più brutti, di come spesso ci facciamo coinvolgere ancora oggi a distanza di tantissimi anni da fatti accaduti nel passato. Oltre al rapporto con gli altri viene sviluppato anche il rapporto con se stessi, la propria interiorità, ed è una cosa che ho apprezzato moltissimo. Questi erano quindi i miei consigli di lettura sotto i 15 euro, spero di esservi stata utile, magari anche in vista dei regali di Natale. Magari fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto alcuni dei libri e fumetti che ho citato oggi e se vi sono piaciuti o meno. Io spero di nuovo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!